Lei è Anne Martin, la sua chef, il braccio destro di Javier. Beh, penso che sì. Io non riesco a crederci, no? Visto Papi stamattina, stava bene. E ha cucinato lei il suo ultimo pasto? Allora? Sa quanti hanno maneggiato quel piatto? Questa è la sua cucina, eh. Quando Papi non c'è, è lei che coordina. E da quanto ho capito, non le piace scherzare, quindi pensa che qualcuno voglia incastrare. Non posso controllarli tutti. Magari sono degli psicopatici. E qualcuno erediterà il ristorante, presa anche lei. Ho parlato con l'esecutore di Stavitaia. Non è un segreto che Javier voleva che prendessi il suo posto. Era il momento. Fra tutte le ragioni per uccidere la figura paterna, l'avidità è la peggiore. Avrei ucciso Papi per ereditare subito. Non gli avrei mai fatto del male. Lui mi ha insegnato tutto, era tutto per me. Beh, se non hai desiderato che Papi morisse, che cosa desideravi? Volevo superarlo. Ah, l'allievo che supera il maestro, eh? Cosa? No, non è così. Ho l'esame psicologico. Il veleno usato per uccidere Javier era mercurio. Oh, così hai svuotato qualche termometro nel suo piatto. Non è quello che farei, ma è molto efficace. Hanno trovato altro nel sangue. Posso vedere le sue braccia? Perché? Cicatrici. Ah, quindi c'era anche eroina. Ma che killer generosa, gli volevi rendere dolce la vita? È assurdo, no. Si tratta di eroina, parlate. Scusate. Sta tranquilla, di solito faccio un certo effetto sulle donne. Ah, va. Liberati del peso. Chiamate un'ambulanza! Beh, non ho mai fatto questo effetto.